Oggi si parla di benessere fisico, psicofisico dei cittadini. In questo senso il governo quale azione intende mettere in campo? Beh, iniziative che intendiamo mettere in campo sono a 360 gradi, perché oggi è cambiato il concetto stesso di salute e sanità, che non è solo assenza di malattia ma è benessere del cittadino, e il benessere attiene a tanti settori che non sono solo quelli delle patologie, ma sono anche le condizioni di vita, quello che è il contesto sociale, il contesto ambientale, il contesto alimentare. E allora stiamo mettendo in atto, pur nelle difficoltà del momento dal punto di vista economico finanziario, che peraltro non sono solo difficoltà italiane ma sono difficoltà europee e internazionali, una serie di azioni che mirano a mettere il cittadino al centro della sanità. Questo è l'obiettivo che perseguiamo in tutti i modi e in tutte le maniere, e soprattutto lo perseguo io che sono medico e professore universitario, perché una sanità senza anima non ha nessun significato. Sì, in Europa ovviamente c'è un'esigenza di garantire un approccio che sia multidisciplinare, dove la persona è messa al centro di ogni attenzione, i giovani. Il tema del gioco d'azzardo crea spesso un vortice nel quale molti giovani vengono trascinati, e con essi le loro famiglie. Bisogna guardare ad una prevenzione seria, ad un'informazione, bisogna guardare anche ai temi delle scommesse illegali e allo sport pulito. Noi siamo per il gioco legale, sano e consapevole, che dà ricchezza al paese. Riteniamo che una parte di questa ricchezza debba essere tolta a queste grandi aziende e redistribuita per finalità socialmente rilevanti proprio a favore dei giovani. Siamo dell'avviso che il gioco illegale vada decisamente combattuto, e la ragione di questo mio documento di indirizzo che verrà discusso in plenaria nel mese di marzo, con il quale creiamo una cooperazione internazionale basata sulla fiducia e discipliniamo gli accordi commerciali con i paesi terzi prevedendo i servizi di gambling. Questo va fatto con determinazione e con tenacia, prevedendo più risorse in favore del contrasto anche alle tossicodipendenze, che generano insieme ad altre dipendenze spesso inabilità nei confronti di molti giovani. A cui... Ovviamente c'è stata una grande crescita di questo gioco fra il 2003, l'esperimento che fu iniziato nel 98, 2003 al 2011, i volumi sono estremamente aumentati. Lo Stato ha trovato una grande risorsa, perché oggi diciamo quello che va all'erario sono circa 10 miliardi di euro, è una cifra che è la terza entrata dello Stato italiano, per cui parliamo di grandi volumi. Indubbiamente si è fatto tanto per crescere, questo è stato fatto soprattutto per togliere il gioco dalle mani degli illegali. Come voi ricorderete, prima c'era il Totonero, è stato tolto, oggi è quasi inesistente. Però si è creato ovviamente tanti punti, e quindi ogni comune voleva una presenza. È importante, perché si sono fatte tante opere con i soldi che vengono dal mondo dei giochi. Abbiamo visto quello che è stato fatto all'Aquila, il decreto Abruzzo ha dato la possibilità di costruire senza ricorrere alle tasse superiori agli italiani, quindi dà aiuto. Però da questo alle dipendenze bisogna trovare delle regole certe, in maniera da contrastare questa crescita, con una educazione che avverrà nelle scuole ma anche la comunicazione alle famiglie. L'altra cosa che vi posso dire è che oggi esiste purtroppo un fenomeno dell'illegale che è enorme, è superiore alla rete esistente. Su questo lo Stato deve applicarsi, perché se ci sono le combine nelle partite non viene fatta nella rete regolare, ben pochissima cosa, si va in questi siti stranieri che sono siti che accettano cifre importanti nei paesi asiatici, e quindi bisogna intervenire, i mezzi ci sono e quindi lo Stato deve essere presente.